Tanto Superman muore. Ah, e spoiler alert. Mi sa che dovrò scrivere spoiler alert qua sotto grande come una casa, altrimenti poi mi linciate nei commenti e anche pure a casa mia. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono J. Croce e oggi siamo in un video dove dico che cosa penso del film che ho appena visto. Tra parentesi, con scritto che cazzo ve ne frega a voi. Che no, sapete, non esistono rubriche dove c'è gente che continua a dire che cazzo pensa su qualsiasi cazzo di cosa, no? Cazzo. Quindi perché non dare anche la mia? Tanto internet è già pieno di roba. Dunque, sono andato a vedere Batman vs Superman. Allora, benché inizio a parlare un po' del film in maniera generale, tra l'altro questa non è una recensione, è soltanto un mio pensiero al film, e attenzione perché in questo video ci saranno spoiler, quindi mi raccomando, l'ho già detto. Benché il film abbia un livello registico diverso da quello della Marvel, è un film godibile da vedere, nel senso che ha un filo di narrativa diverso da come ci si aspetterebbe magari a un film dai diversi film che hanno fatto nella Marvel. Ma perché appunto è un film DC e poi è diretto da altri registi. Immagino che sia diretto da altri registi, mi devo informare. Quindi il film mi è piaciuto, o almeno mi è piaciuto per certi versi, non mi è piaciuto per altri. Però non ve lo sto a dire perché sennò verrebbe una recensione troppo lunga, mi sono già anche stilato qua la lista, ma non ve la dico. Allora, il film è bello. Tante esplosioni, tanti combattimenti che porca puttana, tante mazzate che gli stuntman si sono prese e che si sentiranno anche i loro figli tra 10 anni quando nasceranno, se avranno ancora dei figli, se hanno ancora dei genitali. Più che altro però su questo video volevo puntualizzare di più un po' sui personaggi. Allora, partiamo da Henry Cavill che interpreta l'Uomo d'Acciaio. Questo personaggio avevo già avuto la possibilità di vederlo nell'Uomo d'Acciaio e sinceramente mi era piaciuto, mi era piaciuto. Abbastanza, non mi convinceva tantissimo all'inizio, ma l'hanno introdotto bene, l'hanno sviluppato bene, secondo me. Adoro la cosa che nel film L'Uomo d'Acciaio abbia la Fortezza della Solitudine sia un'astronave aliena del suo mondo di Krypton, appunto, che secondo me è stata una cosa bellissima. Allora, Henry Cavill se la cava molto bene a interpretare questo ruolo, è pazzesco, ha una fisionomia proprio da Superman. È capace, non c'è niente da dire. In questo film se la cava bene, come anche nell'Uomo d'Acciaio. Mi ha fatto parecchio ridere per questo, perché ha già visto il film, la scena dove viene appunto invitato in tribunale e è esploso tutto in tribunale perché in teoria era una trappola. Ma lui è esploso tutto, sono morti tutti, desolazione pazzesca anche fuori. E lui è rimasto perfettamente immobile, fermo, come se niente fosse così. Vabbè, Superman, che cazzo ci volete fare? Vabbè, il personaggio di Superman mi è piaciuto abbastanza, parecchio, dai. Un personaggio invece che non mi ha convinto molto nella parte di Lex Luthor è per l'appunto Jesse Eisenberg. Secondo me hanno, come secondo tutti, hanno sbagliato a prendere quest'attore, appunto. Ascoltate, non è perché Lex Luthor è calvo e lui non è calvo, ha i capelli rossi. Allora, Lex Luthor nei primi fumetti di Superman ce li ha i capelli rossi come ce li ha lui. A parte che alla fine del film comunque va in prigione, gli tagliano i capelli e diventa bravo. Non è quello appunto. Voi dovete mettervi a tagliare il prato proprio oggi, eh? Chiedo. No, perché se dovete rompere i coglioni. Ok. Allora, quello che non mi è piaciuto tanto di questo personaggio è che Lex Luthor è uno psicopatico. Però davanti alle altre persone si comporta in maniera adeguata, normale, e d'altronde non è neanche un ragazzino di 15 schifo anni. Qui è un genio psicopatico che vabbè, mi va bene, è così Lex Luthor, non è che dice, però davanti agli altri si comporta come un genio psicopatico. Ricorda qualcosa a te alla pesca della nonna? Questa la capiranno soltanto chi ha visto i film. Quindi secondo me Jesse Eisenberg non ci sarà, toglietelo da lì. Passiamo a Gal Gadot. Gal Gadot, sì. La parte di Wonder Woman. Allora, a parte che praticamente per quasi tutto il film non fanno capire che Wonder Woman, a parte forse a metà film che mostrano una foto e si capisce da lì che è un'amazzone che vive da non so quanti cazzo di secoli, mi è piaciuta, l'ha interpretata bene, effetti pazzeschi, costume perfetto. Era perfetto il costume, beh. Anche il tipico atteggiamento che ha Wonder Woman anche nei fumetti da Amazzone, no? Che si eccita, non è la parola giusta. Emoziona davanti a un grande combattimento, a un grande avversario, nel quale appunto c'è Doomsday. A proposito di Doomsday,
non sapevo che fosse il, almeno nel fumetto non so se è il corpo di, del generale Zod che viene riportato in vita e viene... Spiegatemi questa cosa. Come cazzo è? Aspetta, allora. Il corpo del generale Zod viene trattenuto per fare degli esperimenti, però l'ex Luthor prende il corpo del generale Zod e lo porta nella camera della vita dell'astronave, che lo fa riportare in vita attraverso il suo sangue e diventa Doomsday. Non so se è così la storia nel fumetto, spiegatemela, perché ho letto il fumetto dove Doomsday uccide Superman, ma non si capisce da dove viene Doomsday. Passiamo invece adesso a Ben Affleck nella parte di Batman. Allora, all'inizio sinceramente ero scettico quando mi hanno detto che Ben Affleck ha fatto Batman, che faceva Batman. Però poi quando ho visto il film ho detto, wow, lui è perfetto. È semplicemente perfetto sia nel fare Bruce Wayne sia nel fare Batman. Allora, la scena iniziale, la parte dove presentano il Cavaliere Oscuro, cioè, ovvero dove si vede la polizia che fa irruzione in questo posto dove ci sono state delle si sentono delle sparatorie, giuro, è la prima volta, anche negli altri film non ho mai sentito una cosa così, non ho mai sentito questa emozione qui, ho ancora la pelle d'oca, cazzo, dove presentano l'aura di timore, di terrore che lascia il Cavaliere Oscuro. Sembrava un cazzo di film horror ed è così che dovrebbe essere. Poi non parliamo del costume, il costume è lui, non c'è niente da dire, Ben Affleck è Batman, per me Ben Affleck è il miglior Batman di sempre per adesso. Dal punto di vista cinematografico, perché il Batman irraggiungibile sarebbe quello dei videogiochi, però lì è videogiochi, quindi non si può fare nulla. Scusate il cambio di luminosità, ho dovuto interrompere un attimo la registrazione. Andando avanti. L'unica cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è effettivamente che in questo film Batman uccide. E il fatto che uccide è una cosa che va molto al di fuori del classico Batman, perché l'unica regola di Batman in teoria è proprio non uccidere. Cioè, però c'è stata una frazione del film che ti fa più o meno capire perché Batman uccide in questo film. E te lo fa capire più o meno con questa frase. 20 anni a Gotham, Alfred. Hai visto quanto vale una promessa? Grazie. Oh, ma non dovevate. Conclusione, credo che il film come voto totalmente meriti un bell'otto e mezzo. Ve lo consiglio, andatevelo a vedere, ho fatto qualche piccolo spoiler, ma in ogni caso il film lo dovete andare a vedere per godervelo meglio. Mi dispiace di aver fatto un video un po' così, ma sto preparando anche altre cose, state tranquilli. Ricordo di passare dal DT Production, un canale che ho aperto in cooperativa, che non tratta di videogiochi ma tratta di AMV. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, come la pagina Facebook e tutto il resto. Io concludo il video qui e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!